Dovevo fare un video sui Best in Travel 2022 di Lonely Planet, ma poi ho deciso di non farlo e ho deciso di fare i miei Best in Travel per il 2023, ovvero i 10 paesi che secondo me saranno più richiesti e dove dovresti andare nel 2023, quelli con più trend, diciamo. E perché ho deciso di non commentare i Best in Travel 2022 di Lonely Planet? Te lo dico fra poco, sarà nella piccola premessa al video stesso. Prima di tutto però ti ricordo che se ti sto aiutando, sostenendo o questi video ti piacciono, allora puoi sostenere il progetto Viaggio Vero con una piccola donazione con il pulsante grazie che trovi qui sotto, oppure abbonandoti al costo di 99 centesimi al mese, il costo che non è nemmeno quello di un caffè al mese per te, ma per noi è tanta roba. Perché? Perché sostanzialmente se siete in tanti, io posso dedicare più tempo a Viaggio Vero. Io posso ascoltarvi di più, io posso registrare più video, io posso aiutarvi di più. È sempre io, però di base è un win-win, cioè vinciamo tutti e due perché tu sei aiutato o aiutata di più con questi 99 centesimi, ovviamente una cifra irrisoria. Un altro modo per sostenere il progetto Viaggio Vero, questa volta del tutto gratuito, è iscrivervi con il link che trovi nella descrizione qui sotto al canale Telegram Viaggio Vero le offerte. Passo 4 o 5 offerte giornaliere dove ti faccio anche risparmiare. Il canale gratuito risparmi è tutto in ambito viaggi, chiaramente: hotel, voli, servizi viaggio, valigerie, di tutto quello che è zaini, trolley, oggetti utili, insomma, tutto quello che ci aiuta a viaggiare. È tutto scontato in promozione. Quindi vinci anche in questo caso. Come ho scelto questa lista di paesi, di 10 paesi da visitare nel 2023, ma anche nella fine di questo 2022, e perché non ti commento i Best in Travel di Lonely Planet? Perché ormai credo, e l'ho già detto anche in un audio di Telegram in una mattina, credo che ormai i Best in Travel siano un grande redazionale, cioè non c'è niente di male, però sono qualcosa di pagato, cioè nel senso chi paga di più entra in classifica, ma mi sembra anche logico, ripeto, i redazionali sono una cosa naturale. Quello che non mi piace di Lonely Planet in questo caso, perché comunque è una guida che adoro, è che sostanzialmente spaccia questa classifica come veramente una classifica di trend, di scelta di autori, di recensori, di pubblico. In realtà ci sono realtà, stati che stanno promuovendo il turismo all'interno del proprio stato e va benissimo così. Ma la cosa che non mi piace, appunto, è che è un grande redazionale e spesso e volentieri ci sono stati all'interno che devono essere diversi dagli anni precedenti, oppure sono stati che sono difficilmente raggiungibili, sono di lusso, insomma, ci stanno spingendo sul turismo, ma non sono veri best in travel. Io non credo che siano veri best in travel. Me ne prendo la responsabilità di ciò che dico. Quindi ho deciso di fare una classifica mia basata proprio sui trend e sulle richieste del mercato al momento, visto che ci lavoro in questo mercato, lo conosco abbastanza, conosco anche i flussi del turismo, per cui un minimo, questa classifica credo che sia un pochino più realistica e logica rispetto ai Best in Travel 2022 di Lonely Planet. Questo non toglie che ti può dare delle belle idee. È sognante quella classifica, valla a vedere, ti passo il link qui sotto in descrizione, non ho niente contro quella classifica, ma non mi trovo d'accordo, per cui di base ho fatto la mia. Questa volta dei paesi, perché Best in Travel fa anche la classifica delle città e delle regioni, magari delle città la farò anch'io successivamente nei prossimi mesi. Intanto parliamo dei 10 paesi da visitare in questa fine 2022 e anche per tutto il 2023. Il primo in assoluto, secondo me, il più richiesto di tutti è il Giappone. E i numeri sono lì a parlarne. Il Giappone è rimasto chiuso più di tanti altri stati. Sogniamo il Giappone da tantissimo. Ci sono tantissime persone che lo mitizzano, il Giappone, e non sono una di queste. A me il Giappone è piaciuto molto e ci tornerei molto volentieri. Detto questo, il trend dice, i numeri dicono che dall'11 ottobre 2022, quando si potrà riviaggiare anche con i fai da te in Giappone, ci troveremo davanti a un bel flusso importante di persone che vogliono tornare in Giappone. Quindi uno dei best in travel assoluti per il 2023 sarà sicuramente il Giappone, perché c'è una voglia repressa di Giappone che è incredibile. I numeri sono lì a parlarne, le richieste sono lì a parlarne, c'è gente che non aspetta altro che tolgano tutte le problematiche e tutte le regole legate
alla pandemia per volare in Giappone. E già dall'11 ottobre, quando si potrà fare questa cosa, vedrete che flussi, ve lo garantisco io. Quindi non sto dicendo una cosa perché Cristiano ve la dice, i numeri sono lì a parlarne, vedrà, le agenzie di viaggio ve lo confermeranno, ve lo garantisco io. Paese al secondo posto di questa classifica ci metto gli Emirati Arabi Uniti. Perché? Perché sostanzialmente non conosce crisi. Non conosce crisi questo paese, non conoscono crisi soprattutto due degli Emirati, cioè quello di Abu Dhabi, un pochino meno, e in stragrande maggioranza ancora quello di Dubai, per cui il turismo è la prima fonte sostanzialmente di guadagno per il paese stesso al momento, visto che non ha più petrolio, però anche che c'è Abu Dhabi che la rifornisce e vanno molto d'accordo. Con questo ci sono anche gli altri Emirati che si stanno allargando e stanno puntando al turismo. Sono Emirati che non sono stati mai turistici, cominciano a esserlo adesso, magari ci vorrà qualche anno, ma tutti e sette credo che siano gli Emirati, prima o poi diventeranno mete turistiche. Quindi Dubai in primis, Abu Dhabi leggermente dietro, ma le richieste per questi paesi sono tante, saranno ancora in trend, loro lavorano per aprire sempre cose nuove, sia di cultura con nuovi musei, nuove cose da vedere e fare, ma anche di divertimento. I costi sono ancora abbordabili, sono sempre abbordabili, sia per raggiungerlo che per dormire in questi posti, non è una meta così cara come sembra, per cui la richiesta è alta, in più ci può fare anche mare quando qui da noi c'è freddo. Insomma, gli Emirati Arabi non conoscono crisi, saranno best in travel 2023 alla grande. Al terzo posto, sul terzo gradino del podio, ci metto non un paese ma una zona del mondo, il sud-est asiatico. Siamo come sulla parte Giappone, cioè qui tante persone viaggiavano in sud-est asiatico, ci stavano anche periodi medio-lunghi, la voglia è tantissima, stanno riaprendo tutti i paesi. Ora ad esempio la Thailandia ha riaperto, oggi è il 4 di ottobre la data in cui registro questo video, magari tu lo vedrai più avanti, però a oggi la Thailandia ha riaperto e non serve più nulla, siamo tornati al periodo pre-pandemico, non ti serve più nulla, può andarci chiunque in Thailandia, e inoltre ha allungato i tempi di visto senza visto, cioè il visto che tu puoi richiedere quando sei là in aeroporto, da 30 a 45 giorni puoi rimanere nel paese. Insomma, stanno spingendo sul turismo, c'è una voglia incredibile di tornarci, in primis Thailandia, secondo Bali, perché comunque è una meta un po' più piccola, anche la Cambogia con Angkor Wat, tutte le cose più belle e sognate, il Laos un po' meno forse, però in realtà il Myanmar ha dei problemi, quindi per ora no. Ma Thailandia, Cambogia e Bali sono le mete più richieste, tra Thailandia e Bali in assoluto di più. Saranno quelle del sud-est asiatico che andranno di più. Vedrete anche qui che flussi che ci saranno. Quindi la metto in maniera molto logica sul terzo gradino del podio. Sud-est asiatico sarà assolutamente richiesto per tutto il 2023 in maniera pazzesca. Quarto posto per una nazione che ha fatto numeri incredibili nel periodo estivo, la Turchia. La Turchia è un paese ancora economico, la Turchia è molto ben servita dall'Italia, la Turchia è nell'immaginario di tanti. Istanbul, vabbè, stiamo parlando di una città splendida e meravigliosa, ma la Cappadocia, mongolfiere a go-go, molto in trend, ma anche la parte mare con tutta la zona dell'Antalya, che comunque è sempre stata per ricchi, in realtà adesso ha anche tanti posti abbordabili. Insomma, la Turchia ha visto numeri incredibili come flussi estivi e non molleranno nemmeno nei prossimi mesi e il prossimo anno. In più, ripeto, è un paese ancora economico, per cui ci saranno tante richieste, assolutamente un best in travel assoluto. Al quinto posto metto il paese che ha avuto più hype negli ultimi mesi, cioè più battage pubblicitario, più richieste in realtà, che non sono richieste reali ma richieste di sogno, l'Arabia Saudita. Ne abbiamo parlato anche in Viaggio Vero News, ne ho parlato su Telegram. Loro hanno lavorato, come stavo dicendo prima, con tanta promozione pubblicitaria, ci stanno lavorando ancora, si sono aperti. L'Italia può adesso andare, gli italiani, noi italiani possiamo andare in Arabia Saudita come andiamo a Dubai, quindi non ci serve un visto, lo facciamo direttamente in aeroporto, quindi si è tutto semplificato. In più stanno arrivando una marea di voli, hanno aperto Wizz Air, sta aprendo Wizz Air tante tratte, ci sono la Saudi che parte da Roma e ha tante tratte, credo, non so se parte anche da Milano, però di base abbiamo tante possibilità per raggiungere l'Arabia Saudita, che si sta aprendo al turismo, già l'anno scorso lo ha fatto più per russo e ricchi, in realtà possiamo considerarla un Dubai di 20 anni fa? Sì? No? Non ci andiamo lontani comunque.
Detto questo, vedrete che numeri che farà nel 2023. Secondo me, questa è una mia scommessina. Non è la meta che io ambisco sicuramente, ma a livello di trend credo che sia, non dico che andrà a toccare i numeri che fanno gli Emirati Arabi, perché non è possibile, ma secondo me nel giro di 5-6 anni potrà rubargli un pochino di visibilità sicuramente. Rimanendo nella zona del Medio Oriente, posto lo do all'Oman. L'Oman perché? Perché è un paese meraviglioso che ha riaperto, sta riaprendo, ha penso qualche regola ancora, ma le risolverà nel giro di poco. E l'Oman è un paese completo, vai dalle montagne alla città di Mascat, che segue una tipologia di turismo stile Dubai anch'essa, fino a deserti, ha il secondo deserto più grande al mondo dopo il Sahara, che è il Rub al Khali. Quindi cioè, sia per persone che amano il mare, che amano il lusso, che amano la natura, che amano i trekking, che amano i deserti, che amano i viaggi sia avventurosi ma anche di lusso, insomma, è molto molto aperta a tante tipologie di turismo. Non è così economica come Dubai, cioè nemmeno Dubai è super economica, però è più economica, gli Emirati Arabi sono più economici rispetto all'Oman. Però è anche vero che secondo me è uno stato decisamente più affascinante, lo dico perché li ho visitati entrambi. Secondo me è molto più affascinante l'Oman rispetto agli Emirati Arabi. Detto questo, credo che nel momento in cui ci si potrà viaggiare veramente, l'Oman rialzerà l'asticella e il numero di arrivi, aveva rifatto anche l'aeroporto da poco tempo, è quello, cioè l'obiettivo è quello di portare tanta tanta gente nel paese. Prima di continuare ti ricordo anche Super Travel Club, la community di viaggio e crescita personale con oltre 750 persone già iscritte, la parte completamente gratuita, il link lo trovi qui sotto in descrizione. Quello che andremo a fare è sostanzialmente l'obiettivo 2023, quello di incontrarci, creare una serie di eventi in giro per l'Italia, ma non solo, se riusciremo, in cui parlare di viaggio, parlare di crescita personale, mangiare insieme, sapete che il cibo è fondamentale per l'aggregazione, per il viaggio stesso, vivere esperienze locali nel posto dove siamo, insomma, viaggiare insieme, condividere una giornata o un weekend in giro per l'Italia e conoscerci e condividere cose. Questo è l'obiettivo, no? Questo non toglie che poi all'interno di Super Travel Club, la piattaforma, link qui sotto in descrizione, trovi tanti contenuti esclusivi rispetto a quelli che trovi qui sul canale YouTube. Iscriviti, è completamente gratis la parte a cui ti devi iscrivere, il link, ripeto, è qui sotto in descrizione. Ma ora continuiamo con un'altra tipologia di viaggio. Qua anche qui non parlo di un paese specifico, ma parlo di una zona, parlo di un... in realtà di un evento, è l'aurora boreale. Non conosce crisi, non l'ha conosciuta nemmeno in fase pandemica, insomma i luoghi dell'aurora boreale saranno ancora dei best in travel, c'è poco da fare. Norvegia, Alta Norvegia, Lofoten e su di lì, oltre il circolo polare artico, la Lapponia, quindi la Finlandia, la parte dell'Islanda, insomma tante, tutte le mete più gettonate rimarranno molto gettonate, quindi le richieste saranno ancora di più dell'anno scorso, perché non ci sono controlli, perché questi stati stanno lavorando per portare sempre più gente, le richieste saranno sempre di più. Quindi aurora boreale non conosce crisi, aurora boreale, questi stati, Islanda, Norvegia del Nord e Finlandia, sicuramente saranno presi d'assalto. E io non capisco perché non vengano inseriti nei best in travel. In realtà la Norvegia c'è da anni, perché ha un sacco di soldi e paga per esserci, però no, io parlo proprio di nord della Norvegia, assolutamente presente nei miei best in travel insieme a Finlandia e Islanda. Stati Uniti, sì, anche qui, seppur la procedura per andarci bisogna essere vaccinati completamente con la terza dose, c'è comunque da richiedere dei documenti, tutto il resto è un po' incasinata, sapete che non è così semplice andare negli Stati Uniti al momento attuale, cioè, non è nemmeno così difficile, però non è nemmeno così semplice e richiede un minimo di attenzione di più rispetto ad altri paesi, però la voglia di States è cresciuta, cresce e anche qui appena hanno riaperto si è visto fiotti di gente che arrivavano negli Stati Uniti, parchi, le grandi città, Los Angeles, New York, costa est, costa ovest, si stanno sviluppando turismo anche nella parte sud degli Stati Uniti, insomma gli Stati Uniti sono, è un paese e rimane sulla bocca di tutti e le richieste per il 2023 si presume saranno altissime, altissime.
seppure un paese controverso, sicuramente è un paese molto amato per i viaggi, adorato. Pensate solo all'immaginario della Route 66, di Las Vegas, di quello che volete, tutto quello che è l'immaginario degli States, dai parchi alle grandi città come New York. Insomma, Best in Travel 2023, sicuramente gli States. Ultimi due posti e diciamo il nono posto lo do a due gruppi di isole, in realtà un'isola e un gruppo di isole, entrambe portoghesi, Madeira e le isole Azzorre. Sono luoghi in mezzo all'Atlantico che cominciano a essere richiesti tanto. Negli ultimi anni il turismo lì è stato molto richiesto, anche in epoca pandemica, perché si andava a svernare, diciamo, in un'isola che magari ti dava un pochino più di libertà rispetto al continente europeo, e quindi diciamo ci sono state richieste un po', anche perché Madeira ad esempio ha fatto dei progetti anche per i nomadi digitali. Insomma, le Madeira e le isole Azzorre, distanti tra loro però entrambi portoghesi, entrambi nell'Oceano Atlantico, sono due mete che avranno molta molta richiesta. Se prima anche i voli non erano così tanti, i voli per queste due mete stanno crescendo sempre di più, e il fatto che crescano i voli vuol dire che cresce anche la richiesta, maggiore richiesta, maggiore offerta. Per cui io li metto tra i best in travel, perché sento dei movimenti importanti verso queste due destinazioni. Il Portogallo sta lavorando molto anche per spingerle forte, quindi ha dietro, diciamo, la madre patria anche. Ultimo paese che ci metto, ce ne sarebbero altri, ma ci metto l'ultimo paese, siamo a 10, ci metto il Perù. Perù, da quando ha riaperto, ha ricominciato ad avere tanti turisti. Il Perù è sempre stato un immaginario, abbiamo Machu Picchu lì in testa, scolpito, e a tutti piace fare quel giro classico che va da Lima, poi scende verso le isole Ballestas e Paracas, e poi saliamo Nazca, Arequipa, la Valle del Colca, il Lago Titicaca, Cusco, la Valle Sacra e quindi Machu Picchu, per poi tornare a Lima da Cusco. Insomma, il giro molto molto classico, che però ha un fascino pazzesco. È un viaggio caro sicuramente, però è una meta che, ripeto, anche questa non conosce crisi. Non conosce crisi, e nel momento in cui si è riaperta, eccola lì che tanta gente ci vuole tornare, tanta gente ci va, e nel 2023 vedrà numeri tanto tanto alti. Chiaro, Machu Picchu andrà prenotato molto molto prima, perché è a numero chiuso, si cerca di preservarlo, ma se decidete di fare un viaggio in Perù potete anche prenotarlo decisamente prima, e non arrivare là all'ultimo secondo e sperare di poter salire come fanno alcuni pazzi o pazze. Insomma, Perù in quest'ultimo gradino del podio per il Best in Travel di Cristiano Guidetti di Viaggio Vero, che secondo me sono molto più logici, hanno molto più senso, perché seguono i trend, seguono le richieste di viaggio, rispetto a quelli di Lonely Planet. Non mi voglio ergere a migliore di Lonely Planet, io adoro Lonely Planet, ma questa categoria, questa tipologia di Best in Travel che sta facendo da diversi anni, da quanto erano belli prima, ora sono solo redazionali e non mi piacciono così tanto. Ti ricordo che puoi sostenere il progetto Viaggio Vero, te lo ricordo ancora una volta, se ti sto aiutando, con 99 centesimi al mese pulsante abbonati, qui sotto veramente una cifra ridicola ma che per noi è veramente importante, oppure una donazione con il pulsante grazie che trovi sempre qui sotto, oppure ancora canale Telegram Viaggio Vero le offerte, gratis, completamente gratis per te, anzi risparmi perché ti passo delle offerte di viaggio, e se utilizzi il link e sostieni il progetto Viaggio Vero, e a te non costa niente, anzi risparmi. Link qui sotto in descrizione. E se hai fatto 30, 31 e 32, fai anche 33. Pollicione verso l'alto, aiuta a crescere il canale, mi fai tanto, tanto felice. Se non sei ancora iscritto o iscritta, beh, la facciona sorridente che vedi qui sotto in questo momento è anche il logo di Viaggio Vero. Ci clicchi sopra e appena subito dopo appare una campanella, ci clicchi anche su quella, perché in questo modo riceverai tutte le notifiche ai nuovi video che andrò a pubblicare. Non te ne perderai nemmeno uno. Che ne pensi dei miei Best in Travel? Sicuramente ci sono altri paesi, magari lì rimpolperò questa classifica, ma intanto goditi questi 10. Fammi sapere cosa ne pensi. Ciao da Cristiano di Viaggio Vero.